L'alimentazione ayurvedica, che da molti secoli dispensa consigli e giuste informazioni, viene oggi apprezzata anche dalle star, da Sting, Madonna, Gwyneth Paltrow, Oprah Winfrey. Insomma, i grandi nomi dello star system apprezzano questa alimentazione. Perché? Perché è detossinante, dimagrante. Perché grazie ai suoi principi fa bene al corpo e allo spirito. E quindi cosa vogliamo di più? Ma come funziona l'alimentazione ayurvedica? Su quali principi si basa? È un'alimentazione straordinariamente saporita e non uso questo termine a caso perché l'alimentazione ayurvedica si basa proprio sui sei sapori. I sei sapori che la natura ha dispensato nel cibo, ovvero qualunque alimento noi possiamo mangiare, possiamo assaggiare, possiederà uno dei sei sapori. I sei sapori li conosciamo tutti, sono dolce, salato, acido, amaro, piccante, astringente. Dolce come lo zucchero, salato come il sale, acido come il limone, amaro come il rabarbaro o il caffè, piccante come il peperoncino e astringente come la frutta acerba quando astringe o asciuga le mucose della bocca. Di solito nella nostra alimentazione privilegiamo due sapori, che sono il dolce e il salato. Invece, perché le star amano così tanto l'alimentazione ayurvedica? Perché si possono, anzi, si devono utilizzare tutti e sei i sapori. In ogni pasto devono convivere questi sapori, i sei sapori, per creare un gusto alla fine molto armonico e molto ricco e completo. E questo attiva il metabolismo e permette a tutte le funzioni del corpo di funzionare in maniera ottimale. Quindi basta contare le calorie, basta pensare carboidrati, proteine, zuccheri, grassi, ci si può finalmente concentrare su sei sapori. Ovviamente i sapori vanno anche calibrati in base alla persona e in base alla costituzione ayurvedica. Ognuno di noi ha una costituzione, può essere vata, con più etere e aria, quindi più leggero, può essere pitta, con più fuoco, quindi più focoso, più deciso. Può essere capa con più acqua e terra e quindi più statico e pesante, e sulla base della costituzione si possono scegliere i sapori. Puoi approfondire le caratteristiche e le esigenze delle costituzioni ayurvediche Vata, Pitta e Capha qui. E quindi basta rinunce, ma scelte oculate con un modo veramente ayurvedico per avere soddisfazione e mantenere anche linea e energia. Finalmente un'alimentazione basata addirittura sul sapore, sui gusti, sui diversi gusti, che permette una grande varietà di spezie, di sapori, di aromi e di ingredienti. Proprio recentemente è uscito un articolo su un'importante rivista italiana con una mia intervista sull'alimentazione ayurvedica. La dedico a tutti i miei iscritti che la potranno trovare nel mio sito a questo link. In ogni caso, se hai piacere di ricevere una consulenza personalizzata per impostare l'alimentazione in base ai tuoi gusti e ai gusti giusti per te, mi puoi contattare via mail. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, iscriviti al canale, condividilo e lascia un commento, ti risponderò volentieri. Ci vediamo nel prossimo video, naturalmente.